Bene, ora è il momento di far salire, prego, il sindaco Merola, padrone di casa potrei dire, e un altro ex sindaco molto importante per questo tipo di discorso, che è Antanas Mockus, ex sindaco di Bogotà. Entusiasmo. Allora, grazie. Ecco, per chi non conosce, sindaco Mockus è molto importante perché ha avuto una serie di iniziative veramente rivoluzionarie e interessanti. Usted fue alcalde de una ciudad con muchos problemas. Tuvo mucho éxito en distintas disciplinas. Lo más interesante es que busco involucrar la ciudadanía. Ma ha anche chiesto e ottenuto delle tasse volontarie, che sembra impossibile. Come ha fatto? Io ho vinto le elezioni promettendo di aumentare le tasse. Era l'unica promessa che ho fatto. Era un po' una battuta, ma ha funzionato. Ho detto non prometterò nulla, prometterò soltanto di aumentare le tasse. Ed uno dei metodi che abbiamo usato è stato l'utilizzo dei mariachi, quindi le canzoni dei mariachi che parlavano del pianto, e noi invece usavamo la parola pagare, pagare, pagare invece di piangere, 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 nelle canzoni dei mariachi, appunto, che erano i nostri promotori politici. E durante un laboratorio avevamo dei bambini e di fronte a loro c'erano dei grandi contribuenti. E una delle nostre campagne era questa. Il bambino interrompeva questo grande contribuente dicendo: anche il mio papà paga le tasse. È stata una campagna che abbiamo appunto usato in televisione e questo ci ha dato molto, molto successo. Poi abbiamo anche introdotto il concetto delle tasse volontarie. Sembra un po' una contraddizione, ma 63.000 famiglie hanno pagato il 10% di tasse in più su base volontaria. Parlo delle tasse immobiliari. È stato così che è andata. Por ahí fue la cosa. È interessante, l'esperienza del sindaco è il coinvolgimento della cittadinanza, addirittura chiedendo di aumentare le tasse, che forse in Italia sarebbe... Però è interessante come non sempre il politico debba seguire le pulsioni, e se ha una missione e un progetto forse può riuscire a portare con sé, perché è essenziale avere il consenso. Dal punto di vista suo di sindaco di Bologna, come vede questa esperienza e queste sfide? Stiamo parlando di temi oggi che richiedono determinazione e una pianificazione, un piano da perseguire con azioni positive graduato nel tempo. Nel bilancio del nostro comune, dell'area metropolitana, noi abbiamo incluso gli obiettivi, i goals dell'ONU, quindi possiamo misurare bilancio per bilancio che progressi facciamo per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, economica e sociale. Il tema del consenso è un tema di sapere ascoltare i cittadini, ma sapere anche creare cittadinanza attiva. A Bologna abbiamo inventato il regolamento dei beni comuni e i patti di collaborazione. Ad oggi tutti i cittadini che vogliono collaborare a gestire un parco, a rifare un edificio o a creare delle nuove associazioni utili socialmente sono sostenuti dal comune. La partecipazione varia, soprattutto in Italia. Predominano i comitati del no, i comitati del sì, però si può ingaggiare una leva di cittadini per partecipare per fare. Questa è un'esperienza molto interessante che abbiamo anche tradotto nel bilancio partecipato. Stanziamo una quota degli investimenti del comune che decidono i quartieri insieme ai cittadini attraverso dei laboratori partecipati e poi una votazione online. Bisogna stimolare la partecipazione democratica allargandola. Viviamo in un momento in cui tutto sembra che si debba decidere dall'alto, ma io resto convinto che dall'alto si aggregano solo le mosche. Beh, una delle cose, poi ci vuole la fantasia dell'amministratore. Del resto voglio chiedere al sindaco di Bogotà un esperimento: al posto, per i problemi del traffico, a un certo punto al posto dei vigili ha messo dei mimi. Uno degli esperimenti più affascinanti fu l'uso dei mimos in lugar de los policías de tránsito. ¿No puede explicar cómo? Bueno, queríamos transformar la relación. Noi volevamo trasformare un po' il rapporto tra i pedoni
e tra i cittadini e le autorità. Quindi abbiamo sciolto una forza di polizia corrotta che esisteva precedentemente, quindi la polizia locale, ed un 31 di dicembre, mentre stavo partendo per andare al mare, alcuni giornalisti mi hanno chiesto: cosa farai di nuovo quest'anno? Ho detto: beh, io scioglierò questa forza di polizia. E questa è stata l'unica volta che ho fatto qualcosa di segreto, anche con degli agenti di polizia, per preparare una sorta di piccolo colpo di stato pedagogico. E quindi questo 31 dicembre ho fatto questo annuncio, e ho detto al vice sindaco: ecco, questo sarà quello che faremo. Ed era un momento perfetto, perché la gente era in vacanza, molti erano fuori città, c'erano poche auto in giro per le strade. Quindi ho fatto questo annuncio, ho passato poi 3 giorni al mare, e poi sono rientrato in città per affrontare le reazioni a questa decisione. Abbiamo un po' preparato l'ambiente con il concetto della cittadinanza attiva, coinvolgendo quindi i cittadini. È stata appunto una decisione un po' presa a sorpresa, come ho detto. E la cosa fondamentale è che i cittadini erano al nostro fianco, perché appunto quella forza di polizia locale era veramente molto corrotta. Bisognava appunto corrompere i poliziotti per poter girare, anche solo girare per strada con l'auto. Si potevano ottenere magari i permessi, i bolli per le auto, senza nemmeno andare al loro ufficio. Quindi c'è stata molta collaborazione da parte dei cittadini, e quindi abbiamo capito che i mimi potevano essere molto più efficienti nel regolare il traffico rispetto ai poliziotti, in modo basato sulla grazia e sulle barzellette, su un approccio divertente. Questo è interessante, la creatività sudamericana, forse è impossibile, però a Bologna c'è una tradizione anche di ironia e di sorriso, cioè ci può essere, comunque si passa sempre, il problema è sempre coinvolgimento, ma forse andare al di là della sanzione, perché l'autorità che sempre punisce è vista come lontana. Forse ci sono altri sistemi, se non i mimi, qualcosa di intermedio, sulla base della sua esperienza. Noi cerchiamo sempre di organizzare una spinta gentile prima di arrivare alle sanzioni. Detto questo, viviamo in un periodo dove le sanzioni sono importanti, non lo nego. Abbiamo bisogno di una riscossa civica nel nostro paese, ed è una richiesta di una parte dei cittadini, quindi bisogna tenere insieme le due cose: una fase in cui si fa presente che i provvedimenti sono necessari, e una seconda dove si interviene, se necessario, con un'adeguata repressione. Sto sorridendo perché mi è venuto in mente che uno dei grandi dibattiti anche nella mia città è se si deve pagare una multa per avere superato il limite di velocità sanzionato da una telecamera. Ora è un dibattito tutto italiano, ma peccato che il cartello del limite dei 50 esiste anche senza le telecamere, ma sono quei dibattiti appassionanti che facciamo nelle città, devo dire, benestanti. Non credo che sia un dibattito molto diffuso in altre situazioni. Sui rifiuti, per esempio, che è uno dei temi, il riciclaggio, la differenziata, ecco, lì forse c'è anche un lavoro educativo da fare che sta dando dei frutti, no? È un lavoro educativo molto importante. Ad esempio il gruppo ERA è uno dei protagonisti di questa educazione ambientale, è molto impegnato nell'attività rivolta alle scuole e in altri laboratori nel territorio che riguardano i temi dell'educazione ambientale. Le nostre scuole sono all'avanguardia in Italia per quella che in inglese viene definita l'educazione outdoor, che significa che stanno all'aperto con gli insegnanti e, se possono, i bambini si infangano, se magari fanno qualche graffio gli si spiega che nella vita capita, e si sta negli spazi verdi per educare al contatto con la natura e con l'ambiente. Da questo punto di vista la scuola è il protagonista, e l'impegno delle nostre imprese e delle nostre insegnanti su questo è molto diffuso. Credo che, come ha dimostrato anche le ultime vicende di Greta, eccetera, partire dai bambini e dalle bambine sia un elemento molto, molto importante, anche per stimolare comportamenti coerenti tra i genitori. Ecco, adesso a Bologna abbiamo
il tema di arrivare a piedi alle scuole e di impedire che ci si arrivi con le auto perché inquinano. Ovviamente non tutti sono d'accordo, ma è un movimento che sta prendendo piede e che ha il nostro pieno sostegno. Ma certo, tutte le mamme col SUV che in coda vanno a scuola non sono un elemento molto educativo, però si però può andare. Ci sono molti genitori che utilizzano la bicicletta e che accompagnano in bicicletta o a piedi i loro bambini. Sto dicendo questo perché è evidente che ci vuole un piano, delle azioni che vanno perseguite, spiegando e motivando all'insieme dei cittadini la necessità di certi provvedimenti e di certe politiche. Dall'altro lato occorre che dal basso si stimolino comportamenti e stili di vita alternativi. La raccolta differenziata dei rifiuti della nostra città ha fatto grossi passi in avanti. Grazie a ERA che ha fatto degli investimenti nel nostro centro storico che era rimasto molto indietro, eravamo al 16% di raccolta. Oggi abbiamo superato abbondantemente il 50%, però la reazione è stata nell'insieme una reazione molto civica. Sapete, fare la raccolta differenziata implica appunto sapere quando si deve mettere fuori la plastica, quando si deve mettere fuori la carta, e vedo che c'è una risposta nell'insieme abbastanza diffusa e partecipata. Questo è importante. Questo è importante e per quanto riguarda l'educazione e anche per quanto riguarda la sensibilità. Io penso a molte zone d'Italia, non è l'Emilia, dove appena si parla di un inceneritore o di un luogo di compostaggio ci sono manifestazioni che bloccano tutto, e questo blocca qualsiasi passo in avanti rispetto. Qui c'è un tessuto sociale che forse è più facile approcciare da questo punto di vista. Sì, il nostro termovalorizzatore è al di sotto dei livelli di inquinamento di tutte le leggi. Detto questo, è in funzione, funziona bene. Anche questo dibattito è un dibattito che andrebbe pianificato, come è noto. Ecco, se si vuole arrivare a termovalorizzatori zero occorre una pianificazione, è un lavoro. Magari farli i termovalorizzatori dove non ce li hanno e non contare sempre sulla disponibilità delle regioni che possono ospitare i loro rifiuti. Ma questo fa parte del dibattito nazionale al quale assistiamo spesso increduli, ma il tempo è galantuomo, nel senso che c'è chi ha sostenuto l'acqua pubblica, c'è chi, non sapendo che l'acqua è pubblica, magari la gestione può essere privatistica, ma sempre pubblica resta, c'è chi ha sostenuto, come a Imola, mi permetta questa nota polemica, che la raccolta differenziata non la doveva fare ERA, ma la doveva fare chissà chi, e oggi hanno preso atto che chi la fa più economicamente e in modo più efficiente era. Certo che il tempo è galantuomo, ma mi rendo conto che stiamo sprecando molto tempo in questo paese e comincio a essere preoccupato, certo. Ha parlato di acqua, ha fatto una cosa stupenda, Sindaco Mocus, mostrandosi come si può fare la doccia usando poca acqua. Usted logró disminuire il desgaste di acqua mostrando un video nel quale si dimostrava come ducharse sin gastar demasiada agua. Ejemplo personal es un efecto duradero. L'idea di fare la doccia in due è una battuta. Si spreca più acqua, ma è comunque una battuta, un modo divertente di far capire quanto sia importante l'acqua, quanto sia importante ridurre lo spreco dello shampoo, ad esempio. È una tecnica pedagogica. Ad esempio, per quanto riguarda i nostri gabinetti, avevamo messo delle piccole immagini di San Raffaele, e San Raffaele è anche il luogo in cui c'è la riserva idrica di Bogotà. Quindi abbiamo fatto questi collegamenti che hanno molto divertito i cittadini. Abbiamo cercato di spiegare che ogni giorno veniva consumato un metro cubo di acqua da parte di ogni membro della famiglia. E noi abbiamo fatto una conferenza stampa spiegando loro che un metro cubo di acqua equivale a 1000 bottigliette di acqua, ed è stato un modo per far capire alla gente quanta acqua sprechiamo. Abbiamo mostrato loro quanta acqua usassero soltanto per lo scarico del gabinetto, e quindi siamo riusciti a far capire alla gente
il vero concetto delle cose, attraverso questi approcci un po' stravaganti. Comunque c'era sempre un'intenzione pedagogica. Le città possono migliorare soltanto se lo vogliamo anche noi. Ci siamo concentrati molto sul tema della dignità umana, citando Pico della Mirandola, partendo dall'idea della creazione dell'uomo, dando all'uomo stesso la possibilità di configurare la propria faccia, il proprio volto. E noi abbiamo preso questa idea per dire ai cittadini, ecco, siate voi quelli che riescono a modellare la città nella quale vivete. Bogotà era bruttissima. Cara, tu io cambio, configura tu cara per configurare tu ciudad. Entonces, Pico della Mirandola ha puesto al servicio del mejoramiento de Bogotá. Bogotá era muy fea. Todos conocemos feos. Ma sappiamo che alcune persone brutte possono anche essere attraenti, perché hanno delle capacità innate, dei lati che sono attraenti. E quindi abbiamo lanciato la campagna Bogotà bella, Bogotà attraente. Conosciamo, ripeto, molti uomini, molte donne che pur non essendo proprio bellissimi riescono ad essere attraenti, ci sanno fare, ecco. Ed è una campagna che ha funzionato molto. Abbiamo ad esempio usato immagini del pollice con un piccolo cuore con scritto Ama Bogotà. Perché attraverso questi esempi si costruisce il cittadino. Non siamo cittadini senza informazione, siamo cittadini in formazione. Uno non nasce cittadino, sino che uno si vuole cittadino. Come? Cioè si diventa cittadini. Come? Come? La famiglia, la famiglia può portare avanti l'idea del cosiddetto familismo morale, anche se certo un familismo eccessivo può essere pericoloso, la decentralizzazione che è insita nella cittadinanza può essere basata su semplici gesti. Abbiamo usato delle frasi, ad esempio degli slogan. Uno slogan era la vita è sacra, la più importante in assoluto, perché Bogotà era comunque una città molto violenta, anche se il nostro paese è migliorato moltissimo negli ultimi anni, anche se la violenza è stata la nostra peggior caratteristica. E poi abbiamo anche usato un altro slogan, e cioè che le risorse sono sacre e che bisognava appunto promuovere la salvaguardia delle risorse. Abbiamo cercato di lanciare il messaggio che se rubi lo Stato è qualcosa di grave. Non so se è più grave rubare dallo Stato o dall'individuo, ma comunque sono due cose molto, molto gravi. È molto interessante, mi piace molto la cittadino e parlare di città, perché in un momento in cui si parla molto di popolo in politica, invece a me piace questo concetto che viene dalla dottrina francese, poi del cittadino, e mi piace anche il fatto che cittadino non si nasce ma si diventa. Come? Intanto guardando la storia vera delle nostre città, Bologna è una città che senza persone venute da fuori sarebbe già una città in declino. Il 30% dei bolognesi è nato a Bologna. La capacità di attrarre e di convivere tra persone di origine differente è la ricchezza delle città. Ma questo dato storico oggi, essendo storico e quindi un elemento di conoscenza, viene aggredito come una balla senza scopo. Noi dobbiamo continuare a dirlo, ma anche a dare esempi concreti che la cittadinanza è una cosa che non si ha per natura, ma che si acquisisce. Si diventa cittadini. Non a caso prima le ho fatto l'esempio dell'ingaggio attraverso i patti di collaborazione. Non a caso credo che noi stiamo lavorando molto per un'integrazione nel nostro territorio fra nati qui e non nati qui. Bisognerebbe prendere sul serio questo tema dell'inclusione e dell'integrazione, perché il popolo vive nelle città in sostanza. E quindi credo che serenamente bisogna insistere su questi concetti di cittadinanza autentica, per non dire del fatto che nelle nostre scuole dell'infanzia elementari e inferiori la presenza di persone, di ragazzi nati in altri paesi o di origine dei loro genitori di altri paesi è massiccia, e nessuno di quei bambini e di quelle bambine ha il problema di sapere da dove arriva il suo collega di banco. Parlano bolognese molto meno di me, che sono nato a Santa Maria Capua Vetri.
Beh, questo è uno degli aspetti positivi della globalizzazione. E infatti, dice, siamo tutti nella stessa barca. La globalizzazione significa ineluttabile destino compartito. Vamos en el mismo barco todos. Perché? Bueno, así es, durante mucho tiempo la sociedad... Perché siamo tutti sulla stessa barca? Beh, per molto tempo le società venivano viste come unità più piccole rispetto all'umanità. Ecco, cosa che ci ha dimostrato anche Pico della Mirandola. Abbiamo pensato a qualcosa di astratto, l'umanità. Quindi se non prendiamo le decisioni insieme e se non rispettiamo le regole, se ignoriamo le regole, le cose non andranno bene. Quindi... L'idea che hanno imparato gli ambientalisti è che quando freniamo può essere troppo tardi, quindi c'è il tempo di reazione. Per quanto riguarda il clima, per quanto riguarda le risorse naturali ed energetiche, ad esempio, dobbiamo frenare adesso se vogliamo riuscire ad evitare il disastro. Non credo ci sia nessuno di così nichilista da dire che non ci importa nulla della catastrofe ambientale. E non possiamo continuare a pensare che le cose si risolvano da sole. Ci sono molti che pensano che l'umanità è sempre stata in grado di risolvere i problemi e che quindi dobbiamo continuare come abbiamo sempre fatto, che prima o poi una soluzione verrà trovata. Ecco, questo è un atteggiamento suicida, irresponsabile. Quindi dobbiamo collaborare. Martin Barber, uno studioso, dice che se il governo fosse governato, so che è una ridondanza, ma il concetto è: come sarebbe il mondo se fosse governato dai sindaci? È una proposta un po' folle, ma ecco, sappiamo che ci sono entità come la Banca Mondiale, organizzazioni internazionali, ma comunque le iniziative sempre più creative sono quelle dei sindaci. Il contatto con la gente, la comunicazione con la gente che hanno i sindaci è molto diversa, può essere fatta con gentilezza, come vi ho mostrato prima con l'esempio del consumo di acqua. Ecco, quando abbiamo fatto quelle iniziative per risparmiare l'acqua, ci siamo resi conto che spesso i laureati non riuscivano neanche a leggere il contatore dell'acqua. Pues que permitiera evaluar la calidad de los datos. E che quindi non sapevano leggere i dati dal punto di vista qualitativo. Es muy artesanal, no obtengo el resultado esperado. Che c'era sempre stato un approccio molto artigianale, appunto, a temi come il consumo dell'acqua. Quindi abbiamo deciso di partire dalle cose semplici, quindi per far capire ai cittadini quanta acqua consumavano. E quindi sulla bolletta, per esempio, appariva quell'immagine di cui vi ho parlato prima, del pollice col cuore con lo slogan Bogotà è bella. Quindi, riassumendo, non bisogna essere timidi se si vuole governare, bisogna essere anche un po' audaci. Siamo in conclusione, una domanda più politica, diciamo. I partiti verdi sono molto forti in tante parti del nord Europa, però, mentre nell'Europa latina, diciamo, fanno sempre fatica. Ecco, per sapere cosa ne pensa e cosa pensa in prospettiva, se ci sarà questa ostilità, forse perché abbiamo più territori con maggior problemi economici, si privilegia, come talvolta accade, il profitto anche a scapito dell'ambiente, però in realtà qui siamo per cercare di dimostrare che l'attenzione ai problemi ambientali non è in antitesi con lo sviluppo economico. Abbiamo ascoltato il bilancio di sostenibilità di ERA e quindi abbiamo la prova provata, anche se essendo una buona notizia non so se sarà una notizia molto ripresa, che l'ambiente è un'opportunità e che la green economy può essere una realtà già attiva e che si può generalizzare. Io credo che il Movimento Verde in Italia sia stato un movimento che non è cresciuto
perché a differenza degli amici verdi del nord Europa non ha saputo interpretare in modo adeguato una politica ecologista e quindi si è fermato molto sul fronte del rifiuto e meno sulla capacità di proposta e di coinvolgimento. Credo anche che il ruolo delle forze socialiste nel nostro paese sia stato abbastanza competitivo da questo punto di vista. Ma sono convinto che le forze socialiste, democratiche e ambientaliste siano il futuro possibile per l'Europa e per il nostro paese, senz'altro. Grazie Sindaco Berra, grazie Sindaco Mocus. Allora, grazie. Grazie.